Mi interessa veramente far capire a che cosa serve una maschera. In realtà la maschera, abbiamo detto, viene utilizzata per mettere in atto anche una politica di gestione dei dati. In realtà un utente che diciamo, ha a che fare con il database ha la possibilità, abbiamo detto, di selezionare un record e di eliminarlo. Ma con la restrizione che abbiamo applicato noi nel rimuovere, vedete, vado in formato, i selettori di record, e quindi piuttosto che sì mettere no, abbiamo di fatto creato impossibilità di selezionare un record e quindi di rimuoverlo. Un'altra impossibilità che possiamo creare all'operatore, perché vogliamo magari che non modifichi i dati, è questa. Vedete, se c'è scritto bicicletta e io voglio scrivere cicletta, all'interno ci riesco. Però vorrei non permettere questa possibilità all'operatore per evitare che mi faccia danni all'interno dei dati. Allora, che cosa faccio? Visualizzo sempre la maschera in visualizzazione struttura, clicco due volte sul pulsantino in alto a sinistra perché si apra la finestra delle proprietà della maschera, una finestra grazie alla quale io di questa maschera modifico le proprietà, vado all'interno della scheda dati, che è una scheda che compare insieme a formato, evento, altro e tutto. E poi in corrispondenza di consenti modifiche, piuttosto che lasciare sì, inserisco no. Vedete, c'ho una duplice possibilità, sì o no. Io metto no. Dopodiché chiudo la finestra delle maschere, la finestra delle proprietà, salvo quanto ho disposto all'interno di queste proprietà e ritorno cliccando su visualizzazione maschera, nella maschera così che avevo creato. Se io piuttosto che lasciare lampada voglio cancellare lampada e voglio scrivere lampadina, vedete, in questo momento io non si vede dallo schermo, ma sto digitando degli ulteriori dati all'interno della tastiera, però non mi si dà la possibilità di modificare quello che sta scritto all'interno del database. Vedete? Un'altra possibilità che attua una politica è questa. Vedete, l'utente in questo caso ha la possibilità di aggiungere dei record. Vado in corrispondenza dell'ultimo record, vedete, e scrivo magari, chiedo scusa un attimo, ho sbagliato a scrivere il dato, 12.000 e scrivo Rossi. Vedete, ho scritto, scriviamo con putter ancora, scrivo 12.000 e Rossi, sto aggiungendo un record di fatto e se salvo oppure non salvo, questo record rimane nella tabella. Vorrei avere, magari vorrei creare l'impossibilità all'operatore di aggiungere dei record attraverso questa maschera. Che cosa faccio? Clicco sempre sul tasto destro, con il tasto destro sulla maschera e vado in visualizzazione struttura, oppure vado nella modalità delle visualizzazioni, vado in visualizzazione struttura, ritorno sul quadratino in alto a sinistra e in modo particolare nella finestra delle proprietà vado in dati, consenti, in corrispondenza di consenti aggiunte, piuttosto che lasciare sì, vado su no. Chiudo la finestra delle proprietà, salvo, ritorno nella mia maschera e vedremo che a questo punto non c'è proprio la possibilità più di aggiungere dei record a questa maschera. Quindi la maschera mi consente di porre in essere una politica di gestione del dato a riguardo della sua lettura, della sua eliminazione, della sua modifica e della sua aggiunta. Questo è lo scopo della maschera, fondamentalmente, oltre a quello ovviamente di permettere all'utente di guardare i dati in maniera gradevole e funzionale all'utilizzo.